La situazione in Brasile è molto critica. In base a un'indagine che si basa sulle previsioni del Fondo Monetario Internazionale e i dati dell'ultima edizione del bollettino della Banca Centrale Brasiliana, 9 paesi su 10 devono affrontare la crisi causata dalla pandemia di Covid-19 in condizioni migliori del Brasile. In particolare uno studio di un ricercatore, Marcel Bassiano, dell'Istituto Brasiliano di Economia della Fondazione Vargas, sottolinea appunto che tra 192 paesi il Brasile si colloca nelle ultime posizioni. In America Latina solo il Venezuela è in condizioni peggiori. E si consideri che la Cina, dove è iniziata l'epidemia, le previsioni sono di una crescita dell'economia del 5,1%. Il problema, del Brasile è sicuramente anche la presenza di un fattore aggravante per gli scarsi risultati economici, cioè il fatto che dal 2017 il paese è cresciuto dell'1% circa, dopo due cadute consecutive di oltre il 3%. Ciò significa, a detta di gran parte degli economisti brasiliani, che misure non coordinate contro la pandemia nel paese, come quelle cui si assiste in questi mesi, danneggeranno la ripresa economica già molto difficile. In termini generali, l'impressione è che il recupero, la ripresa economica a livello mondiale dopo la pandemia di Covid-19 sarà più difficile ora di quanto non fosse nelle precedenti recessioni, ma questo sarà particolarmente vero per i brasiliani. Le previsioni al momento sono che il prodotto interno lordo brasiliano collassi quest'anno e abbia solo una timida ripresa nel 2021. L'impatto economico delle misure di distanziamento sociale, lockdown messe in atto per contenere la diffusione del Covid-19, si traducono, secondo le previsioni, in un calo del PIL dell'1,6% nel biennio 2020-2021. Ovviamente questo significa che il Brasile sta affrontando contemporaneamente una crisi sanitaria, una crisi economica e una crisi parallela, il che purtroppo per il Brasile ovviamente ha effetti cumulati che si autoalimentano e che non ha molti paralleli a livello internazionale. L'ottimismo che circolava all'inizio dell'anno è stato lasciato alle spalle e tutti prevedono un forte calo per l'economia nazionale. C'è chi ritiene le prospettive del Fondo Monetario Internazionale, del focus della Banca Centrale, addirittura ottimistiche rispetto a chi, come per esempio la Banca Mondiale, già prevede un calo del 3% per il Brasile nel biennio. A breve il Fondo Monetario Internazionale dovrebbe pubblicare nuove stime, sono attese il prossimo mese. E probabilmente le stime indicheranno una performance ancora peggiore per il Brasile. Ovviamente i dati sulle condizioni drammatiche attuali in termini economici sono allarmanti. Già il Brasile entrava nella crisi attuale con una disoccupazione a due cifre, quasi 70 milioni di persone considerate vulnerabili. All'inizio dei primi effetti della pandemia, la disoccupazione era, secondo le statistiche ufficiali dell'indagine campionario nazionale, attorno al 12,6% nel primo trimestre dell'anno. Si stima che il tasso fosse poi effettivamente intorno al 16% e destinato ad aumentare nei mesi successivi. Ci sono economisti come De Barros, che è stato in passato presidente della Banca Nazionale per lo Sviluppo Economico e Sociale, secondo cui la crisi del Covid-19 segnerà profondamente un'intera generazione. Del resto, organismi internazionali come l'OCSE affermano che sarà la peggiore crisi degli ultimi anni e il modo in cui
sarà affrontata e diverrà una componente decisiva per uscirne, e questa è un'altra delle ragioni che